questa è una casa sull'albero, ma oggi ne andrò a costruire una dentro l'albero. Ma naturalmente non sarò solo, perché infatti sarà una sfida contro Marci per capire chi sa costruire la casa dentro l'albero migliore. Ma diciamo che la mia sarà un qualcosa di abbastanza particolare, ma questo lo capirete meglio nel video. Quindi prima di partire vi ricordo di lasciare un bellissimo like e se avete voglia pure di premere il pulsantino bianco qua sotto, che non costa nulla. Ma detto questo, andiamo a costruire. Bene Marci, le do il benvenuto in questa piccola e particolare gara di costruzioni. Ciao bellissimo, prontissimo per una nuova sfida. Allora, tu hai già una piccola idea di cosa andremo a fare o ti devo un attimo spiegare? Allora, mi dicevi prima del video che dobbiamo fare una casa sull'albero, giusto? Esatto, proprio una casa sull'albero. Infatti, come puoi ben vedere, già, cioè, in pratica, sull'albero in cui siamo, cioè, ci devi costruire una casa. Ok, io farò un albero custom, sicuro. Allora, io non sono capace, quindi mi inventerò qualcosa partendo da quell'albero. Va bene, va bene, va bene. Beh, ti do, facciamo 30 minuti e poi vediamo cosa esce fuori. Ok. Ti auguro buona fortuna, Marci. A te. Bene, ragazzi, oggi ci troviamo in questa particolarissima gara di costruzioni, ma non perché è una casa sull'albero, perché cosa c'è di particolare su una casa sull'albero? Vi pare che io potrei fare una cosa di così tanto semplice? Infatti andremo a trollare il povero Marci, incosciente di quello che andremo a fare, partendo da quest'albero. Infatti costruirò una casa all'interno di questo tronco. E voi direte: ma Zay, ma come fai a costruire una casa all'interno di un tronco? Fidatevi che non siete pronti. Infatti ho aggiunto questa piccola mod che mi permette di creare una specie di chunk dentro a un blocco. Ora magari disattivo le shaders in questa procedura, perché diciamo che la mod non va tanto compatibile con le shaders. Quindi andiamo a rompere ad esempio questo blocco e ci andiamo a piazzare molto semplicemente un blocco di questo tipo. E come potrete ben notare, a questo punto abbiamo, cioè, una specie di roba alquanto strana. E voi mi direte: sì Zay, cosa ottieni? Beh, letteralmente ragazzi, è un'area in cui io posso costruire come se avessi un 2x2 di chunk a mia disposizione. Allora bellissimi, oggi ho in mente di fare un albero super custom, direttamente fatto da zero. Quindi siccome dobbiamo fare le cose fatte da zero e abbiamo world edit all'interno del server, iniziamo subitissimo facendo un'area un pochettino più pianeggiante, esattamente in questa maniera qua. Decidiamo un centro, io direi che potrebbe essere questo qua, e facciamo un bel chill and 3, così almeno sappiamo più o meno come deve essere di grandezza, diciamo, il tronco base. Poi andiamo a prendere questo oak wood qua, lo mettiamo con in mano la nostra pala. Vediamo un pochettino come viene fuori. Perfetto, raga, è come volevo che venisse. Bene, ora siccome la parte grossa è già stata fatta, mettiamo un bel 1, cioè, così almeno posso anche crearmi un po' tutte le nostre bellissime radici, perché comunque le radici nel tronco ci devono essere. E a questo punto direte: sì Zay, ma come entri dentro quel blocco? Ovviamente usando la scale. Infatti posso cambiare la mia dimensione, così ad esempio facciamo 0.5, e a questo punto potrò entrare all'interno di questo blocco, forse esattamente in questa maniera qua. Quindi a questo punto, come potete ben notare, all'esterno dell'albero è tutto ingigantito di 20 milioni di volte, mentre che qua all'interno è tutto più piccolino. E naturalmente ogni pixel è diventato un bellissimo, cioè anche meno di un pixel, sono diventati tutti delle sezioni per blocchi. Ma a questo punto quello che andrei a fare è prendere i due estremi di questa struttura e andarci a piazzare delle pareti, quindi con questo comando qua di oak log, in questa maniera, come se dall'esterno poi risultasse tutto, come noterete fra poco, un semplice tronco. Anche se tipo no, in realtà non sembra un tronco. Dettagli, vabbè, alla fine più o meno è un tronco un po' distorto, però lo è. Ok, direi che la base più o meno è come deve venire. Diciamo che bisogna prendere una base un po' grezza per poi andare a fare le cose un po' fatte meglio. Quindi, ora facciamo che lo mettiamo un po' più grande e andiamo leggermente su. Magari possiamo fare un ramettino qui, dove qui ci facciamo la prima base di casa. Qui, che ne so, saliamo ancora un pelino e possiamo fare un ramettino un pochettino più piccolo, che diventa più piccolo. E qui possiamo fare la seconda parte di casa. E poi direi di salire leggermente a bassa per fare, diciamo, la chioma bellissima. Magari potremmo fare una terza parte, magari qua, dai, potrebbe aver senso, sì. Bene, ma ora direi che è giunta l'ora di passare agli arredamenti. Ora, sicuramente vado a creare delle finestre, perché così al buio non ci resto né oggi né mai. Quindi magari vado a creare una finestra a distanza di 2, tipo così, fino a qua sopra, sempre a distanza di 2. E ora abbiamo una bellissima finestra enorme. Però forse così sapete...
forse un po' troppo grande. Quindi al posto che magari un 32, andiamo a mettere un 16, che sicuramente è decisamente meglio. Ok, direi decisamente meglio, e sembra di essere realmente all'interno di un tronco. Poi a questo punto farei l'ingresso. L'ingresso lo andrei a creare qua, in questa zona qua. Quindi poi ci mettiamo qualche dettaglio grazie al legno. Quindi facciamo un ingresso molto carino, tipo di così, ok. Anzi, forse era meglio la porta di tre, sai? Ok, ora che ho la porta, naturalmente devo pensare agli interni, ma... Ok, direi che la base dell'albero è tutto sommato carina. Quello che dobbiamo fare adesso, chiaramente, è inserire le foglie all'interno del contesto. Esattamente così. Poi, chiaramente, dopo andremo a metterlo un po' meglio, ragazzi, perché adesso è tutta una questione di mettere un pochettino di foglie in giro. Anzi, potremmo mettere anche le jungle leaves dentro, perché sono un po' particolari. Vediamo come sta. Molto carino, molto carino. Qua mettiamo che è così, ok. Quindi per gli interni vado semplicemente magari a creare qualche finestra sui lati. Quindi magari qua ci andiamo a mettere una mega finestrozza. Ne mettiamo magari anche un'altra qua, ma che questa va fino all'ultimo piano, quindi tipo una roba del genere. E qua ne andiamo a mettere un'altra molto piccolina. Ora in questo punto vado a creare un secondo piano, quindi così. Qua vado a metterci una scalinata che mi porta fino al secondo piano. Ok, sì, direi che va bene. Ora ci andiamo a mettere magari le fence in questa maniera, come per dividere le varie zone, quindi tipo così. Ok, perfetto. Sicuramente non è uno dei migliori effetti ottici della storia, però almeno abbiamo la casa come dicevo io. Ora però magari la scala è un po' stretta, quindi quello che vado a fare è allargarla. Magari cambio anche la forma della scala, già che ci sono. Quindi faccio tipo una scala a pioli, cioè a chiocciolo volevo dire. Quindi qua vado a rompere tutto, non deve rimanere nulla. Qua vado a chiudere il buco di prima, e infine qua vado a finire la scala. Quindi magari facciamo così, e qua andiamo a ultimare la scala. Anzi, forse no, era meglio come stavo facendo prima, ovvero così. Qua ci andiamo a fare un contorno di fence, e qua al centro tiro su questo come se fosse la colonna che sostiene la scala. Ora andrei a tagliare tre blocchi in altezza, quindi una roba del genere, e qua andrei a creare una specie di balcone. Beh, direi che come chioma ci siamo, mi piace abbastanza. Per il poco tempo che abbiamo spero che possa andare bene, anche perché abbiamo solo 20 minuti rimanenti tipo, quindi manca poco tempo, manca. Quindi mettiamoci all'opera per fare la casettina qua. Allora prendiamo lo spruce, perfetto, quindi la casettina rimane piccolina. Vediamo se c'è un centro. Sì. E sì. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E poi l'entrata la faremo da questa parte qua, che si entra all'interno del tronco. Poi capiremo come fare quello. Ci pensiamo dopo. Ora magari da qua fino a qua ci vado a piazzare un altro pavimento. E qua alternando a tre i muretti e i cancelletti vado a fare le recinzioni. Perfetto. Ora non ho fatto di tre, ma l'ho fatto di quattro, per il semplice motivo che se no non ci stava. Ora magari andiamo a mettere anche qualche foglia, magari una cosa del genere. No, però forse qua al centro. Sì, mi piace, mi piace, mi piace. Ora qua vado a continuare la scala, quindi facciamo che qua si interrompe, quindi facciamo tipo una linea così, e poi faccio che da qua riparte per arrivare fino al tetto. Qua lascio sempre il buco da dove arriva la scala, e qua solo tiro e sono uscito dalla casa. Quindi magari qua andiamo a mettere i muretti, qua sopra, al posto che come là sotto c'è le staccionate. Qua ci andiamo a mettere la foglia con attorno delle trapdoor. Magari mettiamo la trapdoor direttamente sopra in questa maniera. Ora vado a dare un po' di irregolarità alle finestre, come se non fossero proprio, cioè, dei buchi creati dall'uomo, ma come se fosse un qualcosa di un po' naturale, quindi tipo un effetto del genere. Quindi la stessa cosa la vado a fare anche qua. Ok, magari qua andiamo ad allargare tipo un pochino in questa maniera. Qua la stessa medesima cosa, però magari qua andiamo così al confine. E ora vado a creare anche delle mini finestrelle, anche qua come se fossero sempre create dalla natura, quindi come se fossero delle vere e proprie crepature all'interno del legno. Ora qua magari vado a creare quella più grande, e ora devo fissare solo questa qua. Ok, ora ci devo aggiungere solo del vetro. Allora, la casa devo dire che sta venendo piuttosto bene, non è proprio nel mio stile. Chi conosce le mie build sa che questo qui proprio non è il mio stile, però sta venendo qualcosa di super mega particolare che non mi aspettavo, devo ammetterla come cosa. Quindi sta venendo bene. Ora però voglio mettere qualche dettaglio. Qui poi si può mettere il grindstone. Non so se la conoscete la tecnica del grindstone, a me piace parecchio mettere un grindstone con delle catene e delle lanterne che, diciamo, si avvicinano un pochettino al grindstone. Quindi così. Aspetta, questa però è troppo in alto, quindi qua dobbiamo fare una cosa carina, fare così: grindstone, catena e lucina. Guarda che carino che è. Porca miseria, che bello che sei.
andiamo a mettere la nostra, le nostre rock fence, quale chiudiamo giustamente come si chiude una normalissima casa sull'albero. Ok, direi che ora almeno abbiamo anche l'illuminazione, ma farei un ultimo dettaglio, ovvero quello di aggiungere pure una mega finestra che va così in alto pure qua, tipo una roba del genere, e che prosegue a mo' di arco seguendo la porta fino ad arrivare un po' tipo qua alla scala. Ok, magari qua andiamo a sostituire il tutto con del legno lavorato. E ora è il momento di aggiungere i dettagli interni alla casa, quindi partiamo dall'aggiungere qualche foglia, perché ovviamente essendo all'interno di un albero, se non ci sono le foglie non siamo all'interno di un albero, quindi magari li mettiamo un po' ovunque, giusto per dare quel ritocchino di verde, magari anche qua sopra, che magari vanno anche sul tetto e pendono in questa maniera. Ok, quindi facciamo magari anche altre foglie sul tetto, come se seguissero tutte e si andassero a riunire comunque, anche se sono distanti. Ok, magari facciamo qualcuna che pende così, in qualche maniera. Qua magari scopriamo la scala grazie alle foglie, come se andassero a creare un muro naturale che divide. E nel frattempo vado anche a unire tutte le foglie come al piano di sopra. Ora magari facciamo che pendono anche un po' verso l'interno della stanza. E direi che più... E direi che più o meno col tetto ci siamo. Magari qua andiamo a smussare un po' gli angoli. E ora devo passare un po' all'illuminazione di questa casa. E per far ciò andrei a usare le glow berries. Quindi le andiamo un po' a spargere un po' ovunque, che pendono dal tetto, e le usiamo per illuminare la nostra casa. Ok, direi che con l'illuminazione ci siamo. Ora la vado a riprodurre anche al secondo piano. Ah, devo dire che come prima casetta sono piuttosto soddisfatto, perché non è che abbiamo molto tempo per far tutto, quindi fare già una cosa così carina, devo ammettere che mi piace parecchio. Ora voglio andare a mettere un po' di rami che escono un pochettino così, un po' come se fosse proprio che la va proprio a sostenere questa casa. E poi magari qua ci mettiamo anche un pochettino di foglie. Ricordatevi, se vi do un consiglio ai voi fan di Zaxxon, fate sempre le X. Fate sempre le X, che sono sempre comode e vi dà un po' di idea di come sta venendo il tutto. A me piace tantissimo utilizzare la tecnica delle X. Vabbè, direi che un'altra casa ce la facciamo qua sopra. E qui sopra possiamo farla... No, facciamo la casa qui e qui ci facciamo la zona delle farm. Qui ci facciamo proprio una zona completamente adibita alle farm. E lì sopra possiamo farci la zona che sarà per l'enchanting table, quelle cose lì. Potrebbe aver senso, giusto per fare in modo che la casa sia completa in tutti i suoi dettagli. E direi che più o meno con le decorazioni a livello ambientale ci siamo. Ora magari aggiungerei anche delle fonti d'acqua, perché giustamente essendo all'interno di un albero, quest'ultimo si nutre d'acqua, quindi giustamente dobbiamo riempire il tutto d'acqua. Non riempire, ma almeno fare un po' di laghetti d'acqua. Ora vado ad aggiungere un muretto in pietra per ora, quindi una robetta del genere. E ora lo vado un po' a decorare in questa maniera, magari sostituendo con degli scalini, magari aggiungendo degli scalini, dei muretti, altre slab e via così, almeno da creare un aspetto un po' irregolare, come se fosse un mini laghetto. Ok, vi devo dire che non mi dispiace l'effetto visivo, quindi magari qua andiamo a togliere totalmente il legno. Qua al secondo piano facciamo lo stesso come sotto, una roba molto simile. Allora vi devo dire che sta venendo, ammetto che sta venendo bene, dai, sta venendo molto bene quello che era l'idea base, e sto riuscendo anche a mettere praticamente tutto quello che serve. Adesso ci voglio mettere magari qualche tappetino giallo, giusto per ricordarmi che sono io e sono Marshy. Ok, abbiamo fatto questo. Qui ho già finito la roba delle farm, che secondo me è venuta veramente uno spettacolo. Allora, questi non me li fa piazzare qua, ma se io ci vado a mettere del legno, magari messo così e magari messo così, questi qua me li fai mettere nel chilling, giusto? Vai, che carino che è. Abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Spero che Zaxxon sia contento. Ok, adesso abbiamo l'ultima parte, che è appunto questa qua. Ok, questa sarà molto carina, raga. Sarà veramente molto carina, perché voglio farla molto... magica. Ok, ora passiamo direttamente alle decorazioni, quindi quelle serie, e andiamo a usare tutti i blocchi che corrispondono all'OAC. Quindi già che ci siamo, prendiamo pure dei carpet. Anzi, prendiamo i mossi carpet e li usiamo per andare a creare una specie di tappeto che ci porta in giro per la casa. Qua in questo piano invece ci metto semplicemente magari qualche cespuglio in questa maniera, e magari anche delle colonne come se stessero sostenendo tutto il peso. Ok, direi che così può andare bene. Ora aggiungiamo solo un carpet in questa maniera, fatto di mossi, cioè dei mossi, tipo che fanno l'effetto erba, diciamolo così, cioè come se fossero delle foglie spiaccicate per terra. Qua andiamo a mettere la camera da letto, quindi mettiamo due letti qua e ci mettiamo
oppure un barile, due barili, con delle lanterne sopra. Qua andiamo a mettere la cucina, tipo, quindi facciamo una robetta del genere. Quindi qua magari mettiamo i vari barrel. Qua andiamo a creare la cucina in sé. Qua vado a mettere delle librerie in questa maniera qua, come se fosse l'area in cui ci si accultura. Quindi magari aggiungo anche delle slab in questa maniera per dare un ritocchino in più. Qua ci vado a mettere giustamente un bellissimo salottino, quindi in questa maniera. Qua mettiamo il tavolino e qua mettiamo un piccolo magazzino. Qua ci mettiamo anche un enchanting table, lì così. Mentre che qua al secondo piano qua andiamo a fare una zona lavoro in tutti i sensi. Ci aggiungo anche qualche armor stand tipo lì. E direi che la casa può essere completata molto semplice, ma alla fine molto ottimale. Quindi ora andiamo a vedere cosa ha combinato Marci. Bene Marci, è finito il tempo qua. Quindi è il momento, sì, è finito. Quindi direi che è giunta l'ora di mostrare le nostre case. E beh, vabbè, nel senso, andiamo, partiamo con la tua, dai, fammi un piccolo tour. Allora, niente, allora, questo qua c'è l'ingresso, dove praticamente arrivi con le barche. Cioè, okay, c'è tipo tutto un alore dietro. Da qui bellissimo. Si sale. Bellissimo, bellissima idea farlo con questi. Allora, da qui sali, qui hai la casa principale. Ah, ok, l'hai divisa. Ah, ok, hai usato i rami come... Oh, bello. Esatto, qui c'è una piccola farm, ma per mangiare tu chiaramente hai bisogno di tutto quello che serve. Quindi qua c'è le farm di tutto quello che ti può servire. Ok. E invece da questa parte c'è la zona incantesimi. Eccoci qua. Ok, beh, wow. Allora ti dico, molto bella casa tua. Ti dico che hai usato benissimo ogni singolo spazio. E sicuramente te avevi molto più spazio in confronto a me, devo dire. Sì, perché dici questo? Capirei fra poco. Diciamo che io ho rispettato in tutti i sensi la casa dell'albero. Ok, ok, va bene. E niente, beh, alla tua, beh, non è che ci posso dire molto, è perfetta. Cioè, letteralmente, l'albero è uno spettacolo e anche la casa in sé è davvero bella. Sono contento, dai, sono contento. Bene, ma ora passiamo alla mia. Allora, io devo disattivare le shaders quando mi avvicino alla mia, perché, come noti, manca un pezzo a quell'albero lì. Non so se l'hai notato. Ora, se tu ti avvicini, ti caricherà un qualcosa di alquanto strano. Ma? Esatto, allora diciamo che io ho rispettato in tutti i sensi di fare una casa, dentro l'albero. Esatto. Allora, come puoi vedere, qua c'è l'ingresso. È un po' piccolino. Non so se ci riesci a passare. Però prova, vedi se riesci. Non riesco a... Vabbè, aspetta, ti spiego. C'è un piccolo trucchetto. In pratica devi diventare piccolino, tipo così, vedi. E poi a questo punto puoi entrare dentro la casa. Eccomi qua dentro. Mi sto... ci vuole un po', però è così si fa. Oh, eccoci qua. Tranquillo, ti consiglio di stare sui carpet perché è alquanto pericolosa questa casa. Va bene, va bene. Oh, carinissimo però che tu vedi tutto da fuori. No, tanta roba. Diciamo che questa casa è molto brutta dall'esterno, perché naturalmente all'esterno non posso farci nulla. Esatto, esatto. Ma dall'interno l'ho cercata di arredare al meglio possibile, usando come illuminazione, non so se l'hai notato, usando le glowberries. Le glowberries, sì, sono molto carine. Mi piacciono un sacco a me le glowberries come blocco di Minecraft. Esatto, poi qua ho fatto tutto a tema verde. Ho usato i carpet, quelli della Mossi, i Mossi carpet, perché giustamente siamo all'interno di un albero, va tutto fatto a vegetale, perché bisogna usare le risorse che si trovano. E poi niente, qua si sale e qua arrivi al terrazzino dove ti puoi mettere qua, bello rilassato, fissare l'esterno della casa. L'esterno, certo. Esatto, e se vuoi uscire, beh, direttamente fai così, ti butti qua e sei fuori. Fighissimo, veramente fighissimo. Bene, allora, diciamo che tutti e due abbiamo rispecchiato un aspetto. Tu hai fatto letteralmente un enorme albero. Allora, comunque toglierei questo mega muro. Non so te. Sì, togliamo il muro, aspetta. Ok, quindi, come stavamo dicendo, cioè, guarda qua. Allora, la tua, tu hai fatto letteralmente anche l'albero, giustamente. Esatto, ho fatto l'albero gigante, esatto. Io invece mi sono limitato a usare un blocco di Minecraft. Quindi, tutti e due abbiamo usato una caratteristica del gioco. Esatto, esatto. Adesso voglio entrare nella tua a vedere la mia. Così è giusto per... Vediamo, è vero, vediamo quanto risulta più grande. Eh beh, però è fighissimo, cioè, esatto. È fighissimo l'effetto che dà di guardare da fuori le cose. Mi piace un sacco sta cosa. Sì, perché vedi tutto più piccolo, cioè tutto più grande di quanto è normalmente. Esatto, strabello, bravissimo, strabello. Ma anche te, guarda, sei stato bravissimo perché hai costruito veramente una casa spettacolare. Entrambi. Però adesso direi che non siamo noi a scegliere chi vince, ma giustamente chi ci sta guardando in questo momento. Esattamente così, ragazzi, siete voi in questo momento. Commentate qua sotto, secondo voi, chi ha fatto la casa migliore. Detto questo, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Ciao!